nostra ricerca di carattere motivazionale ci permette di entrare nei mondi musulmani, credo con qualche sorpresa, vedendo la complessità di questo mondo, appunto, di queste culture, di questo rapporto diverso con la religione e naturalmente quei modelli di integrazione. Ho 24 anni, sono nata in Kuwait, ma cresciuta in Italia. Oggi non so dire se sono musulmana. Vorrei solo essere me stessa, Susanna. Vedete qui la crescita della presenza musulmana in Italia nel periodo 2008-2009. Siamo vicino ormai a 1,5 milioni di individui. Sicuramente è un dato di un qualche interesse. Da questa ricerca, che devo dire che è la prima, viene fuori proprio un'altra terza via, e cioè quella della reciprocità, la voglia di portare avanti le proprie origini, ma essendo italiani. Mi sento musulmana, ma per i musulmani non sono molto musulmana. Mi ricordo dell'esperienza cattolica, ma per le suore cattoliche non sono cattolica, io non mi sento cattolica. A questo punto diventa ancora più forte il dubbio, no? Il dilemma, sono di questa o di quella identità. Quella della integrazione è certamente una sfida giovane. Giovane perché per un paese come il nostro, che come amo dire è un paese di emigranti, si tratta di una sfida nuova, una sfida inedita. La mattina lavoro in una struttura bancaria all'Eur. Nella sera mi svesto, cambio abito e ritorno qui a casa, a Centocelle, la casba romana. Mi colpisce in particolar modo, all'inizio, diciamo a monte, il fatto che i giovani musulmani percepiscano con diffidenza la parola integrare. Tutti si aspettano da me che sia o l'uno o l'altro, invece nel corso di questi anni ho avuto modo di scegliere una via di mezzo che non è sempre facile. Io credo che, insomma, su questa frontiera l'Italia e l'Europa giochino una sfida decisiva per il loro avvenire. Io non credo che la parola integrare sia una parola che va in contraddizione con il fatto di fare esattamente questa cosa, cioè di costruire un'appartenenza nella quale si possa tenere in perfetto equilibrio l'amore per la terra nella quale si vive con il rispetto della propria identità di provenienza. Sono ragazzi che si sentono ovviamente italiani, perché sono cresciuti nel nostro paese, condividono in qualche modo, si sentono figli di quella che è l'apertura, se volete, mentale di una società occidentale, si sentono però anche con la stessa intensità arabo-musulmani. Non credo nelle vie di mezzo, o sei musulmana o non sei musulmana. Io oggi non mi considero musulmana. Io credo di essere una peccatrice per quanto riguarda la religione islamica. Questi ragazzi temono non tanto l'integrazione quanto l'assimilazione, lo sradicamento, la perdita di una identità. Perché non rispetto i dogmi musulmani, quindi sì, sono una peccatrice. La sfida per l'integrazione passa innanzitutto per la conquista da parte dei giovani musulmani della consapevolezza che una società occidentale non è soltanto una società prospera, più ricca, che dà più opportunità, ma è anche una società comunque fondata su una etica pubblica, su una etica della responsabilità. Appare fondamentale la capacità europea di integrare le energie, le forze vitali che vengono da un mondo dell'immigrazione, che si presenta come un mondo più giovane, più dinamico, con una carica di motivazioni anche individuali che ne fanno una delle componenti più vitali della società europea. Noi sappiamo che le comunità di italiani nel mondo sono state le comunità che hanno molto difeso la loro identità di origine e che pur tuttavia sono riuscite a costruire una integrazione talmente profonda, talmente radicata, da non impedire alla comunità italiana di esprimere il sindaco di New York piuttosto che il presidente indiano, piuttosto che eroi di guerra, piuttosto che sportivi assolutamente osannati dalla loro gente. Quindi noi siamo in realtà portatori di un modello che dobbiamo riuscire a replicare,
che è un modello di equilibrio. I miei genitori hanno fatto lo sforzo di essere occidentali, quindi di avvicinarsi alla cultura italiana per fare felice me e mio fratello che ci sentiamo italiani. E io mi sento in qualche modo istintivamente di farli felice, di ricambiare questo loro sentimento. Questi ragazzi si trovano a vivere e a formarsi in un paese, il nostro, in cui purtroppo non ci si interroga abbastanza su come costruire fin da oggi la società prossima ventura, che sarà inevitabilmente una società multiculturale, multietnica. Ne discende che la soluzione al problema, ipotetica ma forse unica, sta nel proporre l'idea di integrazione nel suo strettissimo e inscindibile binomio con il concetto di reciprocità. L'identità probabilmente è un insieme di qualità musulmane, cattoliche e così via. Probabilmente io voglio essere questo, voglio essere la sintesi di tutto ciò che ho assorbito fino ad ora. Il mistero ho imparato lì in Ucraina, nella mia città, Donetsk, e poi anche ho studiato qui in Italia. La differenza tra il studio lì in Ucraina e qui in Italia è che lì praticamente c'è tanta pratica e invece qui è tanta teoria. Ho lavorato con i stilisti bravissimi, ho deciso di aprire perché mi sentivo in grado di portare tutta la responsabilità e tutto questo vantaggio per il futuro. Quando è venuto qui praticamente mi è capitato il lavoro molto molto difficile, perché io, non avendo il permesso di soggiorno e documentazione, avevo un lavoro sul cantiere, facevo un mestiere molto molto pesante, esercerolo, uno dei più antichi lavori, facevano i serci, i sanpedrini, lastre. Più lavoravo più iniziavo a amare il mio lavoro, perché veramente è molto 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 difficile quel lavoro lì. Dopo 2 anni, quando ho finito di lavorare sul cantiere, ho iniziato a lavorare in negozi. Piano piano ho andato a lavorare in un negozio, poi in un altro negozio, e praticamente ho cambiato un po' di negozi. Mi è capitato i bei negozi al centro, a Piazza di Spagna. E il mio lavoro consiste di tutto, dai tagli, dai colori, dai colpi di sole, da lavoro burocratico. Questa è un'attività che dove lavora la mia moglie, c'è una ragazza, un'altra ragazza estetista, e abbiamo in futuro un bel progetto di aprire un altro negozio molto più grande, perché questo negozio è il secondo negozio, perché prima avevamo qui in zona a 150 metri di distanza, un po' più giù. E poi l'abbiamo deciso di trasferire su questa via centrale, perché è molto più centrale, è una bella zona. E poi adesso per il futuro stiamo pensando di aprire un negozio al centro di Roma, e vogliamo aprire molto molto più grande, molto più spazioso. Noi abbiamo i clienti da tutto il mondo, perché questa è una zona un po' particolare. A parte dei residenti qui, di questi palazzi, residenti di questa zona, e anche persone ucraine, moldavi, russi, tanti. Io anche un esempio, poco tempo fa è venuto, perché qui è una zona delle ambasciate, è venuto anche di un'ambasciatrice della Malesia, che noi già ne abbiamo, stiamo lavorando con 14 ambasciate, e loro sono venuti, cioè di Malesia, poi di Cipro, di Belgio, ne abbiamo. E più internazionale negozio qui in zona non c'è. E questo mi piace tanto, lavorare anche con i tipi di capelli diversi, perché veramente ogni paese ha i capelli veramente molto molto diversi. Nel mondo parrucchieri facciamo tutti lavorazioni, anche quelli
più complicati che esistono su questo mondo. Noi tante volte andiamo anche a fare i servizi in albergo per la sposa, quando lo chiamano, ogni tanto andiamo anche fuori Roma, anche per altre città, andiamo in giro. Preferisco usare i prodotti naturali. Io preferisco e stiamo usando i prodotti naturali e praticamente ne troviamo molto molto bene. Usiamo anche questi prodotti cosmetici, però preferisco di dare alla cliente il prodotto naturale, perché anche una cliente sente anche già odore diverso, già. Certo, deve essere una casa che ci sono veramente molto pochi prodotti naturali che danno, che soddisfano una cliente. Trovare un bel look a una persona ha bisogno di conoscere anche un po' il carattere, per cui io dico sempre: guarda, se non vieni bene la prima volta, verrà bene, sicuramente verrà bene la seconda volta. La bravura del parrucchiere insiste di sapere tanti stili di lavorare, tanti stili, perché esistono tantissimi stili. Saper lavorare con tanti tipi di capelli diversi, capelli asiatici, capelli europei, capelli, praticamente ci sono vari tipi di capelli che devi, un parrucchiere bravo devi saper lavorare e devi saper lavorare bene. Tendenze nella moda ci sono tanti, perché ci sono tanti stilisti europei, ci sono tanti stilisti mondiali. La moda di parrucchiere non si basa di un stilista famoso, un esempio che sta a Londra, o un stilista che sta in Francia, o un stilista italiano. Il nostro mestiere è bello perché non comanda nessuno la moda. Se io faccio meglio di qualcun altro, se io riesco a trovare un look per una persona che esce una persona e rimane molto soddisfatta, per me questo è moda.